Cari amici, bentrovati. Se domenica scorsa Gesù è entrato nel Tempio e si è messo a fare il rivoluzionario per denunciare la fragilità, la povertà del culto nei confronti di Dio, in questa domenica lo vediamo confrontarsi con un fariseo di un certo valore che va da lui a parlare di notte. E chiediamo anche noi con Nicodemo di saper cambiare prospettiva di fede. Non solo ci è chiesto di vivere un culto che nasce dall'amore, ma ci è chiesto di assumere la giusta prospettiva di fede. La nostra salvezza è credere nel nome dell'unigenito Figlio di Dio, perché Dio intende salvare il mondo attraverso di Lui. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Credere in Gesù vuol dire fare la verità e manifestare nella nostra vita le opere di Dio. Credere in Gesù vuol dire possedere la vita eterna, non solo nel futuro che verrà e che dobbiamo preparare, ma nell'oggi che la manifesta come verità e come luce nelle tenebre. Il Signore ci chiama alla nostra vera conversione, la verità della nostra relazione con Lui. Vedete, essere veri non vuol dire soltanto essere moralmente coerenti. Semmai si tratta di diventare autentici. Per dirla nella lingua francese, che però è un po' intraducibile in italiano, quindi la lascio lì, Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de justesse. In italiano non esiste la parola giustezza, che io sappia, ma potremmo tradurre dicendo non è una questione di comportamento giusto, è una questione di comportamento autentico, che è qualcosa di diverso, di più grande, di più vero, dell'essere soltanto coerenti. E allora ci chiediamo, è autentica la mia fede? Mi pare che sia questa la prospettiva evidenziata nelle pagine sacre che ascoltiamo in questa quarta domenica di Quaresima, ma soprattutto adesso ascoltiamo con molta attenzione il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Buon ascolto. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Ecco, Dio ha portato a compimento la sua opera di salvezza e noi siamo invitati a scoprirla pieni di stupore. Dio ha tanto amato. La mia fede è autentica se accoglie quello che Dio ha fatto per me con tanto amore. La fede nasce da quello che Dio fa per noi, da quello che Lui viene a compiere nella storia per noi. La fede non è l'apparato religioso dove siamo noi a fare qualcosa per Dio. La fede nasce sempre in modo nuovo, bello, significativo, coinvolgente, quando prendiamo coscienza di quello che con tanto amore Lui opera per noi. E Dio dona per noi e a noi il suo stesso Figlio. In Gesù il Padre ci dona tutto e comunica la pienezza della sua stessa vita, il suo Figlio. Non è possibile pensare a una fede cristiana che non sia la costante, continua memoria del tanto amore che Dio riserva a noi. E questa memoria per noi è attivata e accesa ogni domenica e per chi può ogni giorno nella celebrazione dell'Eucarestia, quell'Eucarestia che è il fondamento della fede in Dio e del culto a Dio. Purtroppo molti credenti, e forse a volte anche noi siamo tra questi, molti credenti vivono da smemorati, incapaci di riaccendere questa memoria del tanto amore di Dio per noi. Nella seconda lettura che ci viene proposta in questa domenica di Quaresima, San Paolo ci ricorda che siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Ecco, l'autenticità della nostra fede non è solo questione di coerenza morale, come abbiamo più volte sottolineato. Si tratta di vivere la storia manifestando in noi l'opera di Dio. Se Dio ci ha fatti rivivere con Cristo, come ci ha detto San Paolo, l'oggi della salvezza è la nostra adesione sincera e piena a Cristo Gesù Signore. E fare di questa nostra storia, della nostra vita, la sua presenza salvifica. E in ogni Eucaristia il Signore è il nostro oggi di salvezza e con l'Eucaristia ci è dato di essere promotori di una nuova storia con Cristo. Non solo dobbiamo riaccendere la memoria del tanto amore di Dio per noi. Non soltanto dobbiamo essere oggi promotori della novità di vita che è Cristo. L'autenticità della nostra fede ci orienta anche verso il futuro. Se il mondo si salva per mezzo di Lui, è sempre per mezzo di Lui che abbiamo la vita eterna. Ci insegna San Paolo che con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli. La vita eterna è il mio futuro perché plasma ormai con Cristo il mio presente.
l'Eucarestia che ogni domenica, che ogni giorno celebriamo, plasma il nostro futuro e pegno di vita eterna. Ecco, domenica scorsa Gesù ci esortava a vivere in Lui il vero culto e a unirci alla sua obbediente offerta al Padre. Oggi ci chiama a camminare nell'autenticità della fede, accogliendo l'amore che il Padre ci dona, vivendo la salvezza che Gesù ci offre, di cui ci rende partecipi e ci chiama ad essere testimoni, camminando con Gesù verso la vita eterna. Tutto questo rende davvero autentica la nostra vita di fede.